siamo a Punta Sabbioni, comune di Cavallino Treporti, provincia di Venezia. Noi siamo nati nel 1960 con un piccolo bar e poi piano piano abbiamo fatto una piccola sala da pranzo, la pizzeria, e mano a mano che veniva questo turismo aumentava, anche noi siamo aumentati con l'ambiente nostro, con la nostra punta di diamante e un pizzaiolo che è 18 anni che è con noi, fa parte della famiglia ormai, forse per questo che noi siamo cresciuti anche, perché abbiamo un napoletano d'occhio. Estremamente estroso, fa delle pizze stranissime, stranissime. Con i disegni sopra, fa un pizza art. Fa anche le pizza art, sì. Dopo le pizze da mangiare, fa anche le pizza art. Avete due pizzaioli che in continuazione, sì, si muovono. Abbiamo due pizzaioli, sì. Uno le condisce, le larga, l'altro in forna e sforna. Nome e cognome come i colleghi delle Iene, vai. Giovanni Landi. Giovanni Landi, che hai fatto Giovanni? Perché siamo qua? Vinto la gara del Pizza Talent Show con la pizza Miseria e Nobiltà. Oh, infatti io gli avrei detto Miseria e Nobiltà, ricorda, ecco, che tornano le radici napoletane. Tu da dove vieni? Pompei, da provincia di Napoli. Perfetto, quindi tornano queste radici, Miseria e Nobiltà, ricorda qualcosa, Totò, qualche film molto particolare. Miseria e Nobiltà. Però tu lo hai applicato sulla pizza con cui hai vinto il concorso, con più di 30.000 mi piace. Certo. Dobbiamo dirlo, perché mica pizza e fighi, come dice qualcuno. Giusto. Che poi è pure buona. Ma raccontaci questa Miseria. Io l'ho suddivisa in due gusti, una metà con pomodoro semplice, pomodoro, origano e aglio. E questa ricorda un po' la Miseria, in realtà, sì, la Miseria, proprio la pizza basica, quella economicissima, no? E l'altra metà è fatto con polpa di aragostello. Quindi una punta di mare. Quante pizze avete nel bouquet della pizzeria? Una cinquantina. Ecco, il tuo esempio è che alla fine non c'è solo lo chef pluristellato, ma c'è anche il pizzaiolo che è in grado di fare bella cucina. Certo. Dopodiché tu hai anche inventato una forma di arte, tu stai cominciando a diventare famoso con il tuo pizza art, sì. È la rappresentazione sul bordo della pizza, la rappresentazione di che cosa? Allora io... Teste famose? Sì, prendo una foto e rintaglio la mozzarella e il volto di quella foto. Quindi hai fatto, non so, picarre e picone? Certo. Tu poi dopo fai le foto e le mandi anche a questa... Le mando, c'è grandi... chi risponde, chi dice grazie, chissà, e chi non... Vedremo una famosa napoletana Serena Autieri, chissà. Tu lo sai. I suoi occhioni raffigurati. Sono Antonio Vitale, ho 37 anni. Vieni da Palermo? Palermo, Villa Pate, provincia di Palermo. Beh, tutto il sud, insomma, c'è rappresentato qua. Sì, diciamo che c'è gran parte del sud, in concomitanza anche con molte persone del nord, soprattutto in sala. Noi cerchiamo innanzitutto di grande cucina, grandi numeri, però anche grande qualità. Cerchiamo di avere molta qualità, che non è facile. Perché... Io ho visto che avete interazioni l'un con l'altro. Assieme a Giovanni cerchiamo sempre di interagire sulla preparazione dei piatti. Per quanto riguarda la cucina con la pizzeria, abbiamo visto i spaghetti a cartoccio, che è appunto i nostri spaghetti con i frutti di mare, poi li presentiamo con l'impasto della pizza, poi serviti al gheridon al cliente. Quindi voi due lavorate spesso insieme per creare anche sia pizza che, insomma, questa contaminazione è veramente bellissima, l'ho detto un attimo fa. Sempre con la tua professionalità a creare nuove pizze. E noi ci andiamo a creare dal semplice spaghetto col pomodoro fresco. Infatti. Perché la nostra cucina coinvolge 360 gradi clienti da tutto il mondo, per cui loro principalmente vengono qua per la cucina italiana, per cui dal bolognese, pomodoro, le lasagne in primis, ma possiamo anche andare a soddisfare i palati anche più esigenti. Siete un team, possiamo dire? Assolutamente un sì. Team. Una grande squadra. Che ha allargato, si è inglobato la pizza e l'ho messo nella cucina. Sì, ormai è un tutt'uno. Signor Vanin, quando io ho detto prima a una signora, ho detto, senta, sa, dovrei andare alla pizzeria Vanin, la signora ha detto, dal Vanin? Cioè, ha fatto un accento che io non riesco a fare, chiaramente. Sì. Quindi, da Venezia con la pizza per voi.